La Banca Popolare di Bari è pronta a chiudere diverse filiali sul territorio della provincia di Teramo e questo ha scatenato la reazione di sindaci, tra cui quello di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto, i quali hanno chiesto ai vertici dell'istituto di credito di adottare decisioni che non penalizzino ulteriormente la rete di filiali e agenzie ricadenti sul territorio, così come paventato nel piano di ristrutturazione aziendale. Tutto questo dopo alcuni mesi in cui sembrava essere stata raggiunta un'intesa che ponesse il riparo dal rischio di chiusure sconsiderate, grazie anche ad un apparentemente fruttuoso incontro avvenuto proprio a Teramo tra gli attori del territorio e l'amministratore delegato Bergami. L'ingresso della Tercas e di Caripe nella Banca Popolare di Bari, dicono i sindaci, è stato ed è un'opportunità preziosa per l'intero gruppo bancario, in ragione del radicamento degli stessi nel territorio e alla prova dei dati d'impresa fino ad oggi rilevati. Un innegabile patrimonio aziendale che non può essere sacrificato sull'altare del mero raggiungimento del profitto, ancor più in questo momento di grave crisi economica e sociale. La decisione di chiudere alcune filiali appare una scelta ancor più limitata se si pensa che questa sarà una fase in cui l'area del cratere è destinataria di risorse. In particolare, il contratto istituzionale di sviluppo, nel suo duplice canale legato al cratere e alla regione, necessita di un referente indispensabile per le opere pubbliche e private, connesse alla ricostruzione e alla crescita, e la presenza di un istituto di credito diventa fondamentale per il territorio, oltre ad essere prezioso per la crescita imprenditoriale della banca stessa. Ed inoltre, tenendo a mente che Banca Popolare di Bari è di proprietà pubblica e giovando in passato di risorse pubbliche che l'hanno portata al salvataggio, dovrebbe avere l'obbligo morale di riservare attenzione speciale al territorio in cui opera. In tempi brevi ci sarà un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'intento di coinvolgere tutti i livelli istituzionali, provincia, regione e parlamentari.